Non ci vuole tanto coraggio, cioè fai bene. Ci vuole coraggio. No, 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 fai bene a cantare davanti a un pubblico, perché io da musicista posso dirti che quelli che suonano solo per se stessi. Ah, no. Ma io suono in generale solo per me stessa, ma nella mia cantina. Sì, forse, ma è bello. Forse a quasi 30 anni è giusto. Bravo, no, no. E noi ti ascoltiamo volentieri. Okay. Adesso. E vado là, fai qualche nota con la chitarra, sentiamo un attimino, perché ovviamente si suona tutto live, non ci sono basi, non c'è niente, si accompagna la chitarra, quindi abbiamo un attimino per organizzare il suono. Frustration.
livello stasera è molto alto. E come ho detto prima, fai bene a far sentire le tue canzoni anche a noi, perché sarebbe stato un vero peccato se te la cantavi solo sotto la doccia o in cantina. Un altro applauso per te. Poi devo dire due cose, ma non voglio influenzare la giuria. Quindi vado subito al voto, Fabiana. Vediamo. 5, 4, 5, 5 e 5. Abbiamo quasi l'ampere. Allora, adesso che i giurati hanno votato, voglio far notare una cosa. Questa è una chitarra destra. Lei la suona mancina. Allora, chi suona la chitarra saprà benissimo che suonare una chitarra destra con delle posizioni assurde, mancine, è una cosa veramente... Io quando l'ho vista sono rimasto, ma non sono rimasto perché suona così. Sono rimasto perché, e qui te lo devo dire e te lo dico, sei esattamente l'esempio di quando qualcuno ha una passione dentro. Tu giustamente mi hai detto: io non ho studiato, sono autodidatta, e io ti ho risposto: i più grandi musicisti del mondo probabilmente sono autodidatti, non hanno studiato, perché è una cosa che hai dentro, perché io ti dico ancora una volta, vai avanti, non fermarti mai, perché se riesci a fare una canzone così, un'esecuzione di questo tipo, con una difficoltà, perché guardate che suonare una chitarra così... Sì, lo so, ho capito, per te è naturale, ma quando vediamo i giovani che fanno fatica, mi dicono: no, non riesco, hai studiato? No, non riesco. Questo qua avrà passato delle ore a trovare le posizioni per trovare questi accordi, Va bene, un applauso ancora, non volevo dirlo ai giurati, ma penso che se ne siano accorti da come suonare. Io non potevo non dirlo, perché è stato bello sentirla, ma è stato bello anche averla qui. Non è tanto tempo che si esibisce, quindi mi raccomando, non fermarti mai. Un altro applauso. Allora, al momento, infatti, vediamo che Fabiana è la prima classificata, al momento che